Uno che cambia quattro versioni e compra gli iscritti viene a dire figurino a me. Uno è fare reati, violazione della privacy, compra gli iscritti, che è illegale comprare gli iscritti. Chissà come mai ha cancellato tutti i video, però. Secondo te perché ha cancellato tutti i video? Perché ora lui pensa di essersi ripulito e non ha mai parlato prima di Piff. Lui pensa di essersi ripulito e non ha mai parlato di americani, poi ha riparlato di Piff, poi ha riparlato di americani, poi ha riparlato di Piff, poi ha riparlato di americani, poi ha riparlato di Piff, poi ha riparlato di americani, poi ha riparlato di Piff, poi ha riparlato di americani, poi ha riparlato di Piff, poi ha riparlato di americani. Gli ha detto cinese di M un mese, 38 giorni fa, gli ha detto cinese di M. Ora lo difende, te ne devi andare, avrà fatto mille video, vattene via, sei la rovina dell'Inter, lo offendeva, no, ora lo difende, cerca di capire, che in parte che ce l'ha a capire, no. Anche perché è molto semplice YouTube, guardate i like, guardate le visual e vi renderete conto che sono tutti iscritti che non esistono, sono tutti comprati, anche perché se ci fate caso il personaggio lì su Piff faceva 10 video al giorno, li ha cancellati tutti, andate a vedere, ha cancellato tutte le prove, ha cancellato tutti i video, io non ho nulla da cancellare, anzi a me mi è stato sottratto un canale, cambiate le password e mi hanno cancellato i video, io li vorrei tanto. Questa gente qui ci dà di scialtroni a noi, gente ha cambiato 40 versioni, arabi americani, 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 ora lo trovate come quell'altro, lo trovate a leggere il giornale, tra un po' vi dirà anche non rispettiamo nulla.